Ciao a tutti amici di Alessandro e benvenuti nel mio nuovo video. Intanto un particolare ringraziamento a tutti gli nuovi iscritti del mio canale. Grazie, grazie veramente per l'iscrizione e per le domande che mi fate, mi stimolano a fare nuovi video. Grazie mille. Oggi in questo video vi voglio proporre una rapida guida per configurare il vostro TLVA850RE, come potete vedere, con la Vodafone Station. Questo è un ripetitore di segnale, un range extender, un ripetitore di segnale. Insomma, serve ad ampliare la vostra copertura Wi-Fi, come potete vedere dallo schema. Ok? Beh, voi vi chiederete cosa ci sia di strano. Sì. Vi chiederete, insomma, cosa ci sia di strano nella configurazione di questo TLVA750RE con la Vodafone Station. Beh, la risposta è molto semplice. Ogni range extender, anche di altri brand, hanno grosse difficoltà. Anzi, in realtà le assistenze tecniche di tutti i call center vi diranno che ogni range extender non è possibile configurarlo con la Vodafone Station. Bene, in questa guida vi illustrerò come fare. Ora, ammesso e concesso che voi siate a questa pagina di configurazione del TP-Link, ok, se non sapete come arrivarci, vabbè, allora in questo caso vi rimando al video di configurazione del TLVA850RE che potete vedere, ok? Una volta che siete arrivati qui, non dovete fare altro che inserire la vostra lingua, il vostro paese Italy. Lui farà la scansione delle reti. Ora torniamo quando ha finito. Eccoci qua, nella immensa lista di dispositivi, di reti Wi-Fi che l'extender ha trovato. Ora, questo è un simulatore, quindi non sono le reti reali che ora io sto avendo qui nella mia abitazione. Voi troverete appunto la vostra Vodafone e una serie di lettere e numeri, la vostra rete, insomma, con intensità di segnale. Ok? Il giallo indica che un segnale è basso, il verde indica un segnale minore. La selezionate. La vostra rete la selezionate, a destra troverete il canale, qui, e il tipo di password, il tipo di criptamento della password. La selezionate, fate next, e ora qui l'extender vi dirà se copiare il nome della rete di Vodafone, quindi voi avrete un'unica grande rete. Ok, come spiegato anche nel video di configurazione, voi non avrete due reti differenti, avrete un'unica grande rete, perché ogni telefono, ogni cellulare, ogni computer vedrà una rete e non vi farà vedere che con quel nome rete ci sono due dispositivi che emettono lo stesso segnale, ok? Quindi la Vodafone Station e il nostro extender, ma vi faranno vedere solo una rete. Ora, in questo caso, con la Vodafone Station dobbiamo necessariamente, vabbè, inserire la password della Vodafone Station, alla quale serve per appunto connegarvi alla vostra rete Wi-Fi. E poi non dovete fare copy from main router IP, non dovete fare questa opzione, ma dovete fare customize. Lui aggiungerà il suffisso underscore ext e quindi voi avrete la rete Vodafone più la rete Vodafone, una serie di numeri e lettere, più ext. Quindi voi avrete una rete che si chiama come la vostra più questo suffisso ext. Fate next, fate finish, avete finito la configurazione. Vi connettete alla rete ext quando non siete nel raggio di copertura della Vodafone. E quando siete nel raggio di copertura della Vodafone, siccome l'avete salvata sicuramente nelle reti preferite, il cellulare switcherà sull'altra. Mi raccomando, non più di 5-6 metri dal modem router sorgente, e con questa maniera voi riuscirete ad utilizzare l'extender anche con la Vodafone Station. Bene, per questo video è tutto, grazie dell'attenzione che mi avete dedicato, al prossimo video. Ciao ragazzi!